Presa di Disneyland, scusate, prima ho unboxato Disneyland nel video scorso. La sorpresa per voi per quest'oggi è questa, ragazzi. È questo, ragazzi. Lo sto aprendo. Il ragazzo di GLS di qua della Sicilia fa schifo. È un cretino. Vabbè, niente più. Allora, ho comprato, visto che il telefono scorso non andava molto bene, però mi sto facendo una sorpresa con quel telefono perché lo userò lo stesso. L'ho pagato poco, ma lo userò. Questo l'ho pagato 90 euro. Giustamente, quando spendi hai il phone X3 di No N1 X3. Ma guardiamo che, ragazzi, che telefono, ragazzi, davvero grande. IP68, shock resistant, V-Phone. Il telefono è l'X3 di V-Phone. Abbiamo un display Super AMOLED Gorilla Glass. Io direi di levare direttamente la pellicola protettiva per testare il display. Dicono che è super resistente. Qui troviamo la dotazione, cuffie, odore strano, micro USB, il manuale piccolissimo, questo non so cosa sia, boh. Cavo di alimentazione della V-Phone sembra simpatico. Ricarica a 1000 mAh, 5,3 watt. La memoria non è rimovibile. E qui, ragazzi, la scheda, scusate, la batteria non è rimovibile. E qui si ci mettono le SIM. Lo andremo ad aprire insieme. Ragazzi, praticamente si apre così. Vi voglio fare vedere l'orologio delle due SIM. E dual SIM, e abbiamo praticamente ci abbiamo due SIM, uno in formato micro e uno in formato standard. Se volete usufruire del 4G, mettetelo nell'alloggio standard, perché l'altro alloggio non supporta il 4G. Mi sono già informato, ragazzi. Per aprirlo non è molto facile. Non ho un altro. Ho un cacciavite così piccolo per aprirlo. Ragazzi, fate molta attenzione, chiudetelo bene quando lo dovete immergere nell'acqua. È davvero grande rispetto al vecchio telefono che ho preso, però per quello che devo fare con il vecchio telefono, meglio che così piccolo. Questo è molto, ma molto grande, ragazzi. Mamma mia, un mattone. Ma questi sono però direi molto leggero rispetto all'altro telefono. Qui vediamo on e off. Per la batteria sicuramente, qui c'è il 4G con la SIM formato standard, qui micro SIM, però non abbiamo il supporto a 4G, e la micro SD. Cosa dire, qui c'è l'impermeabilità, qui anche ci sono praticamente dei gommini per non fare entrare l'acqua. E cosa dire, ragazzi, questo è tutto. Questo è il nostro shock resistant telefono. Qui non dovrebbe entrare l'acqua. Si chiude strano sto coso. Di sotto si carica. Quello si ricaricava da sopra. Da sotto è più facile caricarlo. Ragazzi, cosa dire? Questo è il G-Phone, il G3.
L'X3, scusate. Qui ci sono i modelli, l'email e tutto da conservare, ragazzi. Vi consiglio di conservare sempre l'email, che è molto utile. Succede qualcosa, è meglio, molto meglio conservare l'email. Ragazzi, con questo telefono dovrò fare una sorpresa, è una sorpresa per voi. La devo fare con quello, ma quello non funziona abbastanza bene per quello che devo fare io. E poi ha problemi per quanto riguarda la SIM. Mi hanno detto di rimandarlo, ma vabbè, ma ragazzi, non ve lo consiglio, infatti costa poco, non comprate quello, ma questo vi dirò se va bene o no. Vi darò un consiglio se comprarlo o no. Costa di più, 90 euro, quello qualche 60 euro mi sembra l'ho preso, vabbè, quando spendi, tanto spendi, tanto hai. E giustamente come cosa la sappiamo un po' tutti, io direi di chiudere il video con vi saluto a tutti ragazzi, ci vediamo noi ad un prossimo video che si vedrà sul mio canale, non so ancora cosa, ma forse, se a parte gli unboxing, che gli unboxing ce ne saranno tanti, come vi ho promesso, ci saranno l'unboxing del, no, l'unboxing, vabbè, ci saranno tanti unboxing, non mi ricordo neanche cosa devo unboxare, ma ci sarà, ragazzi, una sorpresa per voi. Dopo tantissime sorprese, ci sarà tantissime, un'altra sorpresa per voi che non so se spoilerarla. La spoilerò, sì, la spoilerò. Ci sarà il torneo di Puro Football e perciò ragazzi un piccolo torneo perché Pippo ci ha sfidato. Pippo ci ha sfidati, perciò ragazzi rimanete sintonizzati con il canale di Nineddu per vedere il torneo di Nineddu e Peppe contro Filippo. Ci vediamo al prossimo video, vi ricordo l'appuntamento speciale che è giovedì, mercoledì sera giochiamo, se lo volete seguire in diretta su Facebook, e giovedì posterò il video. Ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!